Every night. Buongiorno! Puntualissimo, anche per quest'oggi è arrivato l'appuntamento con Chiacchiere e Caffè. Come sempre in apertura vi ricordo la mail al quale mandare tutte le vostre segnalazioni chiacchierecaffèchiara.it e soprattutto vi ricordo della nostra pagina Facebook dove è obbligatorio cliccare Chiacchiere Caffè mi piace. Allora, partiremo questa puntata parlando di un argomento che ci sta molto a cuore, ovvero chiacchiere di Record 24 for Children e lo faremo insieme ai miei graditissimi ospiti, quindi con molto piacere do il benvenuto a Nicola Maioli, comitato Padova for Children. Buongiorno Nicola. Buongiorno. E a Dino Ponchio, presidente Coni provinciale. Buongiorno anche a lei. Buongiorno a tutti. Allora, eh, beh, tutti quanti sappiamo eh, che cos'è il Coni eh, però, io qui vedo Comitato Padova for Children. Che cos'è questo comitato? Allora, il tutto è partito più di due anni fa da un'idea di Stefano Bellon, che ha voluto eh, unire il mondo dello sport che lo ha reso noto nell'ambito sportivo negli anni 70-80, che è il nuoto, l'ha voluto unire al mondo della solidarietà e quindi ha avuto l'idea di fare un guinness, su, un guinness dei primati sul nuoto, sulle 24 ore di nuoto. L'anno scorso abbiamo replicato con un guinness sulla corsa. Quest'anno abbiamo fondato un nuovo comitato composto da Stefano Bellon, da me, dal presidente che è Francesco Peghin e da Franco Bardelle, ospite. collega del professor Ponchio e abbiamo fondato il Comitato Padova for Children con lo scopo di organizzare eventi, di eventi sportivi di beneficenza. Ecco, quindi questa è, diciamo, la mission di questo esatto. comitato. Eh, ascolta, 24 for Children vuol dire record, record di 24 ore. <ride> quindi un record esatto. impegnativo. Perciò, la cosa più importante quando si parla di record è dove ci iscriviamo? Dove ci iscriviamo? Allora, <ride> intanto dico brevemente che sono due, due record perché la formula delle 24 ore abbiamo visto che ha funzionato negli ultimi due anni. Quindi sono due record di 12 ore ciascuno. Ci si può iscrivere dal sito internet www.24forchildren.it oppure in tutti i negozi non solo sport. La quota di iscrizione è 12 euro per la persona singola, 10 euro per le squadre. Abbiamo voluto riservare quest'anno una particolare attenzione alle squadre viste... I forti interessi degli anni, degli anni scorsi e quindi per i gruppi di persone, perché non bisogna essere per forza iscritti ad una società sportiva per essere una squadra, la quota riservata per un gruppo di persone di almeno 10 è di 10 euro a per persona e comunque tutte le informazioni sono sul nostro sito internet. Ecco, e ricordiamo che il ricavato di tutte queste iscrizioni va poi a sostenere. va in beneficenza. Ecco. Allora, una parte del ricavato andrà alla Fondazione, Città della alla Fondazione Istituto di Ricerca Città della Speranza che sta ha costruito l'Istituto di Ricerca Pediatrica in zona industriale a Padova e che verrà a breve inaugurato alla presenza del Presidente Napolitano e l'altra metà del, del ricavato andrà all'Associazione di Suor Laura Girotto per la costruzione di un ospedale in Etiopia. Quindi, insomma, due finalità estremamente 20. importanti. Eh, beh, direi, eh, signor Ponchio, che eh, in questo caso è la dimostrazione di come la competizione, quella sana, quella sportiva, faccia davvero bene. Allora, due precisazioni, se posso. Eh, la competizione e la gara di per sé eh, non hanno niente di negativo sono le eh, applicazioni sbagliate delle competizioni che possono avere connotazioni eh, negative e quindi chi le utilizza con finalità improprie. Poi, eh, una cosa che mi preme sottolineare è come il binomio sport e solidarietà, sport e sociale, sport e beneficenza a favore di chi ha bisogno ormai sia un concetto molto passato nella nostra società, ma soprattutto nel nostro eh, microcosmo dello sport. Eh, collegamenti, eh, collaborazioni, sinergie con chi fa il volontario su altri campi rispetto al nostro dello sport che è permeato dal volontariato ormai sono. Pane quotidiano, ecco, e quindi anche eh, voi del CONI sicuramente avete sposato questa tipologia di progetto, anzi, magari ce ne fossero di più. Ma certo, noi eh, molte delle attività che facciamo eh, a livello fuori dei, eh, dei luoghi sacri dello sport, ma anche all'interno degli stadi delle e, delle e delle palestre, dei palazzetti, molto spesso sono coniugati con eh, aspetti sociali, eh, ma in particolare quelli che facciamo nelle piazze, nel tessuto cittadino, nelle manifestazioni che proponiamo alla città intera, alla, so alla società. Intera e non solo alla società dello sport. E in questo senso ne abbiamo molte. Già domenica scorsa in piazza della Frutta c'era una grande manifestazione di scherma finalizzata in beneficenza, ma noi stessi del CONI con i nostri limiti che abbiamo, ma lo stesso collega e amico Bardelle fa parte del comitato organizzatore di 24 for Children, ma noi stessi come CONI Padova abbiamo fatto la seconda edizione il 18 di dicembre di Corri con Babbo Natale in cui tutto il ricavato, non solo gli utili ma tutto il ricavato perché i costi ci siamo accollati come coni e come comuni di Padova, sono andati proprio alla città della speranza e quindi eh, questo tipo di collegamento, co, eh, collaborazione ormai è acquisita. Ecco, visto che abbiamo illustrato quali saranno le finalità solidali eh, di questo importantissimo evento, beh c'è un servizio realizzato da Michela Faggiani e allora noi andiamo a vedercelo tutti quanti insieme. Non verranno destinati solo, si fa per dire, alle attività dell'ormai pronta Torre della Ricerca Pediatrica a Padova, ma anche ai progetti di Suor Laura Girotto in Etiopia. Stiamo parlando dei soldi che verranno raccolti da 24 for Children, la 24 ore di sport e solidarietà che si svolgerà a Padova il 22 e 23 giugno prossimi, in quel di Prato della Valle, per tentare ancora una volta, la terza, di superare un record mondiale, una 24 ore di nuoto e corsa che chiama raccolta a tutti gli sportivi, ma non solo per un fine solidale. A passarsi simbolicamente il testimone di fronte alla Torre della Ricerca, proprio il presidente di Padova for Children, Francesco Peghin, e Suor Laura Girotto, che sta portando avanti un progetto sanitario pediatrico per conto dell'Associazione Santa Lucia. Sancito dunque il matrimonio solidale tra 24 for Children, l'Associazione Santa Lucia e la Fondazione Città della Speranza, che si suddivideranno dunque il ricavato della 24 ore di corsa nuoto che Telechiara seguirà in diretta nei suoi momenti salienti. Noi stiamo costruendo un ospedale che sarà il primo e l'unico nella zona intorno al quale graviterà una, circa un'utenza di un milione di persone, soprattutto mamme e bambini, perché è una vera strage degli innocenti dove siamo noi. Io faccio partorire donne per terra, mi muoiono bambini perché manca una cannula pediatrica per metterli sotto flebo e reidratarli per una semplice gastroenterite. E quindi spero proprio che con questo evento. Eh, possiamo dare una grossa mano a questo ospedale che sta crescendo con una fatica immane visti i tempi ma al quale non possiamo rinunciare perché la vita non si può fermare io non posso dire alla mia gente aspettate a morire perché in Italia c'è crisi e un bambino è sempre un bambino di qualsiasi colore in qualsiasi parte del mondo e quelli che hanno avuto la sorte di nascere nella parte sbagliata del pianeta devono avere almeno qualche possibilità di sopravvivenza Sport e solidarietà dunque andranno ancora una volta a braccetto a Padova, così come le pose per le fotografie suggeriscono nelle nostre immagini girate all'esterno della mastodontica torre della ricerca, che presto verrà inaugurata ufficialmente alla presenza del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Non mancheranno di correre e nuotare anche i campioni dello sport veneto, come Marco Meoni, pluricampione del mondo e attualmente palleggiatore della Marmilanza Verona, e Le Fiamme Oro di Padova, che si sono spalleggiati il testimone con i responsabili della manifestazione. Anche loro hanno sottolineato come, oltre al gesto sportivo, ci sia anche e soprattutto l'aspetto solidale, di sostegno di tutte le malattie pediatriche e della salute dei bambini, che siano padovani, italiani o africani. Io e un sacco di altri atleti parteciperemo a questa. Bellissima manifestazione dove una bracciata o un passo di corsa può veramente salvare eh, la vita di un bambino. Io mi auguro che sia ancora più numerosa di quello che è stato l'anno scorso e che si possa riconquistare un nuovo record, anzi due nuovi record. Prosegue intanto la conta degli iscritti che sono arrivati quasi a quota 600 dal sito della manifestazione www.24forchildren.it ed è partita anche un'iniziativa targata Telechiara, ossia un concorso video aperto a tutti dove testimoniare la propria partecipazione alla manifestazione. Semplice il meccanismo, basta inviare un video in formato YouTube o sia il più leggero possibile all'indirizzo info-telechiara.it così come quelli che vedete in sovrimpressione. In palio ogni settimana per i video più cliccati che finiranno nella playlist del canale YouTube di Telechiara dedicato al Guinness, gadget marchiati naturalmente 24 for children. Ogni passo, ogni bracciata può essere la vita di un bambino. Quindi non abbiate paura di correre, non abbiate paura di fare passi, non abbiate paura di fare bracciate in acqua. Vi divertite, vi fa bene e fate un grosso lavoro di solidarietà. Una vita, chi salva una vita salva il mondo. Quindi. Fate sport, divertitevi e salvate questo pianeta che sta passando una crisi spaventosa. Da Padovano mi sento soprattutto orgoglioso di una struttura eh, costruita dalla Città della Speranza con l'aiuto anche dei Padovani. Eh, veramente mi riempie il cuore sapere che alle spalle eh, abbiamo delle persone che dedicano la loro vita e, e, e la ricerca e tutto il loro sapere per, per i nostri figli e quindi per il futuro di tutti. Se i bambini fanno oh, 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 basta la vocale. Io mi vergogno un po', invece i grandi fanno no. Grazie infinite a Michela Faggiani per questo contributo. Allora, abbiamo visto da questo servizio nella parte iniziale, location scelta Prato della Valle. Prato della Valle, sì, l'anno scorso l'abbiamo scelta perché l'anno scorso siamo riusciti dopo varie vicissitudini a tracciare, grazie anche all'aiuto molto forte ovviamente del Comune di Padova, il, questo anello di 200 metri regolamentare basato sulle, sulle norm, sulla normativa della IAF e eh, certificato dalla FIDA, dai tecnici della FIDAL regionale, della FIDAL Veneto. E, um, è stato più facile, era più facile portare una piscina in Prato della Valle piuttosto che portare una pista di atletica alla Padova Nuoto <ride> sostanzialmente <ride> quindi, quindi ci sarà una piscina in Prato della ci Valle ci sarà una piscina in Prato della Valle al centro della pista eh, a differenza delle prime immagini che giravano alla prima conferenza stampa di febbraio abbiamo deciso di mettere al centro della pista e eh, quindi dalle, dalle 20 del venerdì alle 8 si correrà alle 9 del mattino, cambiamo, tra le 8 e le 9, cambiamo configurazione e si nuoterà all'interno della, della pista. Ecco, signor Ponchio, il Prato della Valle non è nuovo a manifestazioni di questo tipo, perché domani ce n'è giusto una che farà un po' da apripista, diciamo, a 24 for Children. Di cosa sto parlando? Certo, domani cominciamo con la tre giorni eh, del Tutto Sport in Prato, una manifestazione che è arrivata coniata con, dal CONI Padova ormai dieci anni or sono, quindi a, già in tempo non sospetto abbiamo investito sullo sport nelle piazze, nel tessuto sociale della città, proprio con l'obiettivo di portare eh, lo sport ai cittadini per portare poi i cittadini allo sport, quindi per promozionare la pratica sportiva. La pratica sportiva di base, sana, educativa, formativa, preventiva, perché per gli adulti ma anche per i giovani è una forma di prevenzione e di, eh, di wellness, di salutismo. Quindi cominciamo giovedì mattina Pardon, domani mattina alle 9 con la festa del gioco sport, sintesi conclusiva del progetto di attività motoria nelle scuole elementari di Padova e provincia, supportata anche dalla Fondazione Cassa dei Risparmi, oltre che dal Comune di Padova, dalla provincia e dalla regione. Il tutto ci ha portato a far praticare in orario scolastico attività motoria al 97% dei nostri ragazzi che vuol dire 1800 classi, e 30.500 bambini, quindi, quindi un grande sforzo e la sintesi finale venne domani mattina alle 9, eh, ma poi da domani mattina alle 9 fino alle 11 di sera di domenica saremo sempre in prato con 28 attività eh, nelle quali eh, daremo spazio e ribalta in una scenario incomparabile come è il palcoscenico del Prato della Valle, anche ad attività sportive che con difficoltà a volte hanno spazio anche mediatico, quindi andremo dal badminton alla vela, addirittura porteremo una barca, ci saranno i cinofili, ci sarà una parete di roccia accanto alle classiche attività, ci sarà il tennis tavolo, il calcio balilla, il mini tennis, ma accanto alle classiche pallavolo, pallacanestro, Pattinaggio, ginnastica artistica, eccetera. Eh, finiremo con una danza collettiva che è, eh, abbiamo chiamato. Uh, free dance alla domenica sera, ma mi piace ricordare perché si collega con il discorso solidarietà anche che um, domenica mattina alle 11 e, eh, a mezzogiorno 11.45, alla fine della festa della mini volley che avrà 1200 bambini del mini basket con 450, ci sarà questo giro tondo più grande al mondo che non chiamiamo record non chiamiamo Guinness, ma è una bellissima attività sempre finalizzata a sostenere. Oncologia pediatrica con alcune organizzazioni, con tre organizzazioni che collaborano con noi e viceversa, dove contiamo di arrivare a 3.000 bambini, a 2.500 bambini adulti che fanno tre eh, girotondi concentrici attorno all'annello del Prato della Valle. In questa occasione e anche il pomeriggio in particolare ci sarà il gazebo di Città della Speranza che. Per accettare le iscrizioni di 24 for Children. Quindi ci si può iscrivere. Ci anche... si può iscrivere in Prato della Valle anche in particolare domenica con la presenza degli organizzatori, <coughs> ma anche gli altri giorni avremo dei moduli di, eh, di iscrizione. Ecco Nicola, sempre nel video di Michela Faggiani abbiamo visto, diciamo, sportivi che hanno detto sì, io partecipo, partecipate anche voi. Quindi chiunque, anche se non è uno sportivo durimedagliato, può ass partecipare. Assolutamente, assolutamente. Gli sportivi ci servono come traino, come simbolo per, della manifestazione. <ride> Però è una, uno sforzo atletico accessibile a chiunque. Hanno nuotato e corso in passato bambini dai quattro ai signori di, del 29, adesso non mi vengono molti <ride> conti, ma <ride> abbastanza... Quindi diciamo a signori un po' più a Esatto, esatto. Ecco, perciò non serve fare grandi cose, no. basta una semplice partecipazione. Esatto, abbiamo visto che ci bastano le persone, la quantità di persone ci basta, è sufficiente a battere il record, perché i tempi, qualcuno correrà più piano, ma qualcuno correrà molto più veloce. Ascolta, che cosa vi aspettate? Qual è il traguardo che volete raggiungere? Dobbiamo fare 2396 corridori almeno e 2500 nuotatori. Questi sono i due numeri che, dovete, che dobbiamo battere. battere, raggiungere per poter bat non battere i record, battere un record esistente che è quello della corsa sulle 12 ore mm -hmm. e st stabilire. stabilire un nuovo record del nuoto. Quindi, Quindi non, battiamo, non battiamo i due record precedenti dei due anni precedenti, mm -hmm. ma Facciamo istituiamo due, istituiamo due nuovi due record. Due nuovi record. Eh, signor Ponchio, è giusto che lo sport eh, sfrutti diciamo, la sua azione di collante tra le persone a fini solidali? Ma è estremamente giusto, lo accennavamo anche prima. Eh, lo, lo sport è, è vita, lo sport è socialità, lo sport è divertimento, lo sport è giocare. E eh, lo sport che, di cui parliamo noi è lo sport di base, lo sport eh, che si fa sul territorio, eh, lo sport che viene praticato da eh, 90. 97% dei, dei tesserati alle, alle società sportive, agli enti, alle federazioni, agli enti di promozione, perché la parte alta, quella dello sport professionistico, quello dello sport eh, mediatico, è, è circa il 3% di tutto lo sport. Quindi noi quando parliamo di sport di base non è che eh, parliamo accademicamente di una cosa che non c'è, parliamo della sostanza dello sport. Poi è chiaro che sui giornali quel 3% di professionismo, di Sport agonistico alto prende tutti gli spazi, ma eh, non a caso il, circa il 62 terzi dei volontari che sono in Italia, che operano in Italia, in tutta Italia, in tutto il tessuto sociale delle, sono quelli dello sport. Quindi, lo sport si fonda sulla solidarietà, sul volontariato e quindi sui presupposti culturali che sottendono il volontariato, quindi anche la solidarietà, soprattutto la solidarietà. Nicola, ascolta, dalla passata edizione che ricordo servi, Qual è il ricordo più bello che ti sei portato dietro? Beh, il, sono i due momenti di abbattimento del, del Guinness in cui beh, posso dirlo, anche dire che mi sono commosso per la fatica eh, profusa nell'organizzazione nell e mh, porto dietro un bel ricordo di un bel gioco di squadra. Di, del CONI, di tutte le associazioni che ci hanno supportato, delle, delle aziende che hanno fatto le loro piccole squadre, dei nostri volontari che gratuitamente mettono, mettono a disposizione il loro tempo nei giorni della manifestazione, la Federazione Cronometristica, Giudici. Eh, un bel gioco di squadra. Questo, questo, diciamo, questo è quello che ti sei portato maggiormente sì, nel cuore? Tanto mi sono fatto tante amicizie nuove, ho conosciuto tanta gente. Ascolta, abbiamo detto tutto eccetto una cosa. L'importanza sì di chi partecipa. Ma nello sport l'importante è anche il tifo. Sì? E quindi? Quindi no, questa Come volta no. no. Voglio, <ride> voglio partecipanti. Anzi, l'anno scorso chi tifava, a un certo punto l'abbiamo portato dentro a correre. Ecco, quindi magari uno viene quindi là, che venga con e dopo rimane là perché tifa. Esatto. Questo potrebbe esatto, essere questo, un buon conto. Questo, questo mi va bene. <ride> e allora lanciamo un appello: partecipate dopo, non andate via, restate tutti quanti lì per ti fare insieme esatto. corretto così? Corretto. <ride> allora, davvero grazie a Nicola Maioli, Comitato Padova for Children. Grazie infinite a Dino Ponchio, presidente provinciale Coni. Davvero grazie. Grazie. A voi. E beh, non ci resta che dire iscrivetevi tutti a 24 for Children. www.24forchildren.it Ecco, lì troverete tutte quante le informazioni, noi di Terechiara ovviamente ci saremo, ovviamente torneremo a parlarvi ancora di 24 for children, solo poca pubblicità e poi ancora nei nostri studi. A tra poco!